Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qua con voi con il nuovo video di Clash Royale. Oggi voglio farvi vedere uno dei deck più odiati di questi ultimi giorni su Clash. Un deck veramente scomodo da poter affrontare per gli avversari. Come vedete abbiamo la truppa principale, il nostro gigante Royale da giocare sul ponte, ovviamente sostenuto però dalla Sparky, quindi dalla scintilla, che viene aiutata dai nostri due spell Vortex e Palla di Fuoco. Ma abbiamo anche un'altra truppa che fa danno ad area e ovviamente a zona, che è il Mago di Fuoco, il tutto condito con Barbari Scelti, Barile Barbarico e Scheletrini. Voglio farvi vedere in arena come si utilizza. Siamo contro Yonkel del clan Yon JPN. Oh, subito cattivissimo. Piano piano, parte con uno Grider. Noi abbiamo difeso un po' Violence. Pensavo che lui giocasse una zappa, invece non è stato così. Vediamo un attimino. Ah, peccato non aver avvicinato, come dicevo io, il suo stregone. Fa niente. Attenzione perché adesso lo giocherà anche lui. Eccolo lì. Serve che il barbaro fermi lo stregone. Perfetto. Metterei anche sopra degli scheletrini. Mentre intanto, come vedete, la Sparky, nonostante sia a livello 11, insieme agli scheletrini e al barbaro che è tornato indietro, ci ha messo in una situazione abbastanza comoda. Siamo un pochettino over con l'Elisir. Io non farei nulla personalmente. Lasciamo che ci siano i suoi sgherri a toglierci purtroppo la Sparky. Lui va con un fulminozzo. Va bene, subiamo questo danno. D'accordo. Non ha senso regalargli Elisir ancora. Potremmo fare una giocata del genere. Oh, una struttura, ma scusatemi, pensavo che giocasse una truppa, non mi aspettavo assolutamente una torre inferno. Sono andato in predict con il Vortex, perché qualsiasi truppa avesse giocato sarebbe stata spostata davanti alla truppa e i miei luridi l'avrebbero mangiata. Va bene così. Devo stare molto attenti al suo fulmine. Io qui andrei. Eccoli là. Sarebbe figo riuscire a tirare una hit con la scintillozza. La scintillozza non tira la hit. Attenzione perché adesso lui parte col fulmine. Forse no. Barile barbarico in predict sulla torre. Orco! Il giant! Va bene, non è un problema in realtà, non è un problema. Stregone che riesce a danneggiare il suo stregone, anche la... Giuda, piano. Gioca la torre inferno 100-100, eccola lì. Mamma mia, ma sei serio? Fireball per noi. Lui entra con lo Grider. Noi glielo counteriamo. Lui tira un fulmine, non dovrebbe farcela. Non deve attaccare quello Grider. Le frecce non me le aspettavo. Porca miseria. Ma che caspita di deck usa questo? Va di fulmine. Oddio, ma come sta giocando? Vai. Scusatemi, sono un attimo anch'io così. Forza. Non può giocare la torre inferno. Predict. Let's go. Mamma mia, ragazzi. Mi sono trovato un attimo spiazzato a un certo punto quando ha iniziato a giocare le strutture. Bene così, andiamo avanti. Mamma mia. Mi ha un attimo spiazzato. Contro MacYoda 76 dei Modern Stock. Sapete cosa faccio? Apro con una Sparky. Orco, Giuda. Va bene, però non è sbagliato. Lui ha giocato una strega che noi andiamo a counterare con lo stregone. Oh, ragazzi, se ovviamente vi piacciono i miei deck, un pollicione in su, raga, lasciate il like, dai. Mi raccomando, mi fa un sacco piacere quando... Lasciate il like e il commento. Ditemi come vi sembra il deck. Dai, ragazzi, dai.
Porca la Soriana. Ok, allora lui ha l'orda di scheletrini che è abbastanza fastidiosa. Vediamo se va a counterare. Niente, va a counterare ancora. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Il suo cavaliere in realtà è andato. Spingiamo. Un predict di nuovo col tornado. Proprio il Valchirione. Dai, dai! Va bene, va bene, va bene. Una. Due, due, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Devo bruciarmelo. Mi serve che la torre mi aiuti qua. Mi serve che la torre mi aiuti e mi sta aiutando, e mi sta aiutando. Non ha tirato neanche una hit, ma in realtà era tutto fatto per evitare che il mini pekka potesse impensierirmi. Giochiamola bene questa difesa. Urco Giuda, non volevo che ne tirasse due, non poteva tirarne una di hit. Però abbiamo obbligato a spingere sulla torre di sinistra. Mannaggia, 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 abbiamo cercato di fermare Log Ride. Oddio, lui parte con lo stregone ancora. Lasciamolo andare, ha sbagliato a giocare. Secondo me togliere quello stregone non è sbagliato. Devo sacrificare ancora il mio povero gigante Royal. Però è l'unica cosa che posso fare, perché se poi gli gioco i barbari non glieli riesco più a counterare. Vediamo se mi aiuta adesso la scintilla. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Devo obbligatoriamente fermarlo così, lo Grider. Barile. C'ha la Valchiria. Giusto. È giusto, però lui ha counterato. Andiamo, 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 andiamo! Gigante Real dall'altra parte a sinistra. È pericolosissimo questo attacco. Devo spostare il mini. Ok, nice. Agganciato, 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 let's go! Piano che ha agganciato, let's go! E andiamo a chiudere anche il secondo game. Mamma mia quanto dà fastidio questo deck. Ve l'ho detto ragazzi, ve l'ho detto, porcaccia miseria. Voi dovete fidarvi quando io vi faccio vedere i deck. Siamo contro King Brian dei Blitzking. Oh porca porca. Non me lo aspettavo sinceramente. Scomodo e oh, what? Però mi ha missato la Sparky. LOL. Perché mi ha missato la Sparky con il Rocket? Vai. Uno. Due. Tre. Quattro. Devo perdere la Sparky. Cinque. Va bene, va bene, va bene. Devo perdere la Sparky per forza. Ok, 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 ok. Ho modo forse di riuscire a ripartire. No, con i Luridi non ce la faccio. Non ce la faccio. Più indietro il mago di fuoco per poter fare poi la combo. Qua gli ho regalato il mago, peccato. Oddio. Miner. È un old deck questo. Non voglio subire altri danni. Sparky. Voglio vedere che cosa fa lui. Frecce. Rocket. Andiamo. Vai, 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 vai. C'ha gli scheletri? Eccoli. Dai, dai! Ok. Se ne aggancia uno. Uno. Due. Tre. Perfetto. Adesso gioca il mortaio. Adesso gioca il mortaio. Io countererei il mortaio per... Oh, caspita. Allora. Scheletrini sul miner. No, 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 doveva... Perfetto che abbiamo spostato il target comunque del... Del mega sgherro. Non posso perdermi questo. Perfect, perfect. Deve obbligatoriamente andare ancora. Ricentrare lo stregone. Uno. Due. Gioca il mortaio. No, non c'è tempo di giocarlo. Non ce la fa. Ancora il Royal. Giocali. Bravo. Perfetto, perfetto, perfetto. Mi ha tirato una hit. Ma noi qua possiamo ripartire. Siamo pronti a mettere...
È molto interessante questa giocata. Non è un problema, non è un problema. Let's go. No, no, let's go, ancora no. Però piano, scintilla, scintilla. Lo stiamo spingendo, lo stiamo spingendo proprio. Barile barbarico. Gigante Royal, gigante Royal, gigante Royal. Let's go! Dai, e andiamo a vincere il terzo game su tre. Mamma mia, ragazzi, questo deck a me piace tantissimo. Nonostante non avessi la Sparky, la scintilla maxata, si è comportato davvero da Dio. Io spero, ragazzi, che anche oggi il video di Clash vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Non ve lo dimenticate, premete il cuoricino, lasciatemi un commento. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash. Ciao!